se ci diamo una mossa, perché non è che possono aspettare quando agiscono loro da grandi, cioè devono scuotersi, perché l'azione adesso non deve essere solo nelle scuole, bisogna iniziare nelle scuole per pungolare noi adulti, ma deve riguardare da loro fino agli anziani che sono nelle case di riposo, cioè ognuno deve fare la sua parte. È un problema molto sentito dai giovani, specialmente dai ragazzi. Sì, molto sentito, tant'è che sono stati i ragazzi stessi questa mattina a chiedere di organizzare dei tavoli di discussione su questo tema, e insieme alla prof di scienze, io insegno italiano, li abbiamo supportati in questo percorso appunto di conoscenza e di acquisizione di consapevolezza. Io credo che occorre fare un salto di qualità molto importante, e ovviamente la responsabilità di tutti, delle istituzioni nazionali, internazionali, locali e di ogni cittadino. L'idea che i giovani si siano mossi è estremamente importante, perché dà la possibilità ai giovani di stuzzicare quelli più grandi, di stuzzicare i nonni e di educarli forse anche a meno egoismo e a più responsabilità, che è una grande sfida per tutti. Quindi dobbiamo accogliere questa energia vitale per costruire un futuro migliore. Non ci si rende conto in realtà di quello che è il cambiamento climatico e di quanto grave è il cambiamento climatico. E non ce ne rendiamo conto proprio per il fatto che è un qualcosa che avrà un risvolto in lungo periodo, quindi probabilmente il problema sarà visibile quando noi saremo grandi, ed è per questo che noi giovani dobbiamo muoverci, dobbiamo manifestare, perché si tratta del nostro futuro. Diciamo che non è molto furbo Trump a minimizzare il problema, perché sta giocando non solo con il nostro futuro dei giovani, ma con quello di tutto il mondo. Negando il fatto che ci siano i cambiamenti climatici va a instaurare nella popolazione dei sentimenti non reali, che vanno a negare quelli che sono davvero i cambiamenti climatici. Oggi, e il problema ormai ha una portata colossale, ed è arrivato il momento che ci si occupi seriamente, senza stare a concentrarsi sulle retoriche inutili. Adesso la manifestazione si sta snodando sulla via Emilia fino a Piazza Grande, poi cosa avverrà? Dopo ci teniamo ad osservare un minuto di silenzio per l'attentato terroristico avvenuto in Nuova Zelanda ieri, dove hanno perso la vita 49 persone riunite in preghiera. Poi daremo la parola a Alex, il nostro giovane fondatore, e alle organizzazioni studentesche che hanno organizzato questa manifestazione assieme alle associazioni ambientaliste. A causa di fanatici, e siccome sono persone, chiedo per questo e chiediamo per questo un minuto di silenzio. Ringrazio anche tutte le associazioni che ci hanno supportato e hanno condiviso il progetto anche su internet. Oggi siamo qua per attirare l'attenzione dei leader mondiali sulla grave emergenza climatica. Siamo qua perché abbiamo solo 11 anni di tempo per fermare i cambiamenti climatici. Chiediamo il dimezzamento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e l'azzeramento entro il 2050.